Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul nostro canale. Oggi siamo su un proviamolo perché questo è il primo gioco in classifica attualmente su Play Store che ha superato Monopoly e che attualmente è proprio primo in lista anche nelle novità. Allora, si chiama Beast Lord The New Lands, quindi la nuova terra, quindi il re delle bestie che probabilmente è il leone. Andiamo a vedere com'è il gioco. Non so niente ragazzi, lo sto aprendo per la prima volta insieme a voi. È un bel posto, ma per costruire un territorio abbiamo ancora bisogno di più spazio. Vediamo un po'. Carino l'elefante, lasciamo radere a terra un po' di tutto. Sai che sono molto bravo a distruggere, quindi l'elefante distrugge? C'è un gestionale dove l'elefante ci darà una mano a distruggere, gli animali costruiscono. Carino, una cosa un po' diversa. Bravo, posso abbattere ancora un altro albero. Ok, quindi può abbattere due alberi alla botta. E che scoperta insolita, è un habitat ideale per i lemuri. What? Beh, è sempre meglio di niente, almeno troviamo un rifugio. Ok, quindi sono anche i lemuri. Possiamo costruire l'habitat dei lemuri. Ok, assomiglia un po' a un altro gioco che ho visto in passato che era con le formiche, forse The Hunt, The Hunt? Non ricordo come si chiama. Lemure 1, i lemuri sono costruttori affidabili, puoi chiedere aiuto a loro a costruire il territorio. Cosa? Dopo aver costruito l'habitat dei lemuri si è sbloccata la prima squadra di costruzione. La prima cosa da costruire è un nido dei cuccioli per far crescere i giovani in sicurezza. Io immaginavo tutto questo è per farmi lavorare, ok. Ovviamente lui è il nostro costruttore, quindi lavora. Costruisci, fatto in maniera molto carina con l'erba, ci piace. Popolazione del branco. Nido dei cuccioli. Ovviamente posso decidere dove metterlo, ma per adesso va tutto in automatico perché mi deve far capire il gioco. Ok, abbiamo la possibilità di costruire e aumentare i livelli. I cuccioli sono il nostro futuro. Per garantire la loro sopravvivenza dobbiamo trovare la sorgente d'acqua e la fonte di nutrimento, giustamente. Io penso sempre l'elefante. Questo elefante è fantastico. Salviamo i cuccioli. Mi piacciono questi disegni, comunque, posso dirlo. Esploro i boschi, ok. Sì, abbiamo delle missioni da fare. Perfetto. Dobbiamo esplorare i boschi con il nostro elefante per andare a trovare altre risorse, da quello che ho capito. Ok. Poi quanta roba. Latifoglie. Lemure costruisce qui un'area di raccolta. Quindi noi abbiamo questa sorta di zona chiamata latifoglie. Non è che sei onnipotente perché hai ancora bisogno di me? È possibile. La distruzione è onnipotente. Bene, elefante. Elefante butta tutto giù. Altra missione fatta per noi. Giustamente dobbiamo continuare a costruire. Foglia. Ok, area di raccolta delle foglie. Conferma. Perfetto, ne possiamo fare anche di più di una. Punto. Perfetto. Questo ci darà delle foglie da dare da mangiare. Ok, sono cospazze rifugiata. Ah, si può raccogliere l'acqua dalle foglie per darle ai cuccioli. Ebbene, interessante. Esplora i boschi 2 ci fa costruire altro. Acqua. Area di raccolta della rugiada e la possiamo mettere dove ci pare, da quello che ho capito. Però, come al solito, essendo per adesso la prima cosa, probabilmente si potranno anche spostare. Mi fa costruire dove dice lui. Va bene. Mi fornisci. Ok. Sendo che vogliamo 500 su 500. Lui, il lemure, va sulle foglie e continuerà a fare avanti e indietro per portare l'acqua. Interessante questa cosa che il lemure lavora. La scimmietta che lavora. Mazza, con un viaggio solo ha portato 500 d'acqua? E l'altro l'ha portato in più ai cuccioli. Ok, potranno sopravvivere con cibo e acqua, giustamente, ha più probabilità di sopravvivenza, è logico. Capo branco, aumenta il livello. Ok, possiamo aumentare il livello, giustamente ce lo fa fare con una gemma per la prima volta, per velocizzare. Però non ce l'ha data la gemma, eh. Ok, abbiamo fatto tutte le missioni, ovviamente. Riscuoti, acqua, accelerazione di un minuto e foglie. Quindi ci dà un po' di risorse iniziali, molto gentile. Lo sviluppo del branco è sulla strada giusta, vai. Evviva, un'altra opportunità di distruggere qualcosa! Cioè abbiamo l'elefante che gli piace rompere. Capitolo 2, elimina le minacce. Mi piacciono questi disegni. Mi piacciono proprio tanto. Esplora 4 boschi. Ok. Allora, giustamente. Vediamo un po', vai elefantino. I primi pezzi, ripeto, saranno tutti così guidati, ovviamente, per darci un attimo di insegnamento. Oh, un cumulo di foglie. Più esploriamo, più troviamo roba. Ok, possiamo continuare ad esplorare.
E giustamente con l'aumentare del livello del nostro, diciamo, villaggio, come vedete sopra c'è una sorta di attacco. Oh, l'elefante è scappato perché ha visto un serpente che protegge una zona importante. Ha la nausea dei serpenti. Ok, è velenoso. Proviamo a lasciare alle volpi rosse, perché le volpi rosse sanno combattere contro probabilmente i serpenti in questo gioco. Tana delle... Ok, possiamo costruire la tana qui. La tana delle bestie carnivore. Ok, quindi diciamo le nostre truppe saranno dei carnivori. Ovviamente. Vediamo un po'. Chiamata, possiamo richiamare la volpe rossa. Perfetto. Ok, lo facciamo subito, quindi ci dà l'accelerazione che avevamo da parte di 5 minuti e arrivano subito. Ecco le volpi. Ok, noi possiamo fare la chiamata per attaccare, però non penso che siano unità che rimangono a questo punto. Vediamo un po'. Stanno morendo le volpi. Ok, ce ne ha eliminate due. Vittoria. Almeno. Ok. È scappato di corsa l'elefante, eh. C'è una grande conchiglia. Andiamo a vedere cosa c'è nella conchiglia. Ok. 50 diamanti. Alla faccia della conchiglia. Quei diamanti dentro. Lo scintillo dei diamanti per la scoperta. Ok. Siamo ancora del tutto al sicuro. È necessario costruire un habitat dal falco per esplorare le aree sconosciute. Che bello il falco, come l'hanno fatto bene ragazzi, con l'animazione tridimensionale veramente bella. Allora intanto, no, non me li fa prendere i bonus, devo prima finire tutta la costruzione, vabbè. Combattimento, habitat del falco, ce lo andiamo a mettere proprio qua, in pratica ci sta dicendo lui dove metterli all'inizio. Vabbè, poi cambierà sicuramente, il gioco sarà più libero più avanti. Sì. Allora comunque è un genere che conosciamo molto bene di gioco, strategico, costruzioni... Potenziamenti, eroi. Sicuramente anche in questo gioco ci saranno gli eroi che porteranno avanti le truppe. E poi andremo ad attaccare i villaggi, penso, degli altri. Allora, 3000 d'acqua, accelerazione e foglie. Quindi abbiamo tante belle risorse per iniziare. Ok, abbiamo sbloccato il falco. Ok, possiamo toccare qui nel buio per dirgli vai a esplorare, falco. Così sappiamo che ci sta senza rompere gli alberi. E possiamo direzionarci meglio. Vedete? In questa maniera sappiamo dove dobbiamo passare. Che forse è meglio per arrivare lì. Ok? Tra il cespuglio di bacche. Perfetto. Questo luogo sembra davvero speciale. Ok. Una zona pranzo. Che sono tutte le esigenze del nostro branco. Ok. Quindi adesso lui si occuperà del cibo. In cerca di cibo, infatti. Oh, ma quello che è? Timon? State Pumba. Ho detto male. Provo il cespuglio di bacche. Intanto abbiamo fatto un'altra mission. Molto gentili, grazie. Ok. Scopri un luogo ideale per posizionare l'edificio. Ok. Quindi dobbiamo trovare prima la posizione. Quindi, elefantino deve rompere. Qui prendiamo tante belle foglioline. Ok. Urra, la frutta fresca. Posso ne averne un po' adesso? Abbiamo trovato già la frutta così a random. Che poi non era segnalata, nella mappa. Ok, costruisce e trova l'area raccolta frutta. Frutta. Fai così. Conferma. Abbiamo creato la prima zona di frutta. Ok. Quindi abbiamo la possibilità di recuperare della frutta. Dobbiamo trovare le erbe. Va bene. Allora, andiamo a scavare qui intorno. Laggiù non ci posso arrivare. Invece ci arriva diretto. Ok. Oggetti ottenuti, quindi qui dove ci stanno questi disegnini sono tutti oggetti ottenibili. Intanto vedo la volpe che non so dove sta andando. Sta esplorando, cioè abbiamo una volpe che esplora. Ok. Cos'è questo? Nuovo rifugio per i lemuri. Avevo un'altra squadra di costruzione, vai. Costruiamo un'altra costruzione per i lemuri. Lemure 2. E andiamo più veloci. Allora, vai a sbloccare completamente tutte le missioni del capitolo 3, giustamente. Andiamoci piano. Ok, ce la indicherà per caso quella? Perfetto, dobbiamo arrivare laggiù. Olè, progressi dell'esperienza. Che buono Torino, ne vuoi un po' di erba elefante? Ok. Anche un'area raccolta delle erbe. Benissimo. Ok, erbe. Area di raccolta delle erbe, confermiamo. È lo stesso, penso, un gioco gestionale abbastanza sciallo, a parte che, ripeto, c'è il livello di combattimento, quindi presumo che a una certa ci attaccheranno di continuo. Non so se è un gioco adatto per una serie, però
Ditemi voi se lo volete vedere qua sotto, perché alla fine è il primo in classifica e ha già superato Monopoli. E è uscito già da qualche giorno, quindi se l'ha superato adesso potete ben capire la velocità. Comunque c'è pure il simbolo del GM per potergli parlare. Ah, ci sta anche del supporto, quindi. Da quanto sono attivi? Vuoi, sento il suono di gorgoglio d'acqua. Una sorgente sotterranea. Ottimo, l'acqua è importante. Costruisci. Sorgente sotterranea, conferma. Oh, che bella. Allora, abbiamo capito che questi qua sono giustamente tutti oggetti. Altra missione fatta. Porta il capobranco a livello 3. Aumenta il livello, vai. Ci manca il nido dei cuccioli livello 2 per poterlo fare. Aumenta di livello in 5 secondi. Giustamente sono i primi. È abbastanza facile, veloce. Nido dei cuccioli. E adesso ci tocca aumentare il livello di questo. Aumenta di livello, 50 secondi. Ok. Tanto non so se possiamo accelerarlo. Forse lo possiamo anche accelerare. Uso veloce. Usa. Ok. Perfetto. Siamo saliti di livello. Quindi la missione è fatta. Esplorare i boschi contrassegnati. Quindi ci manca da esplorare appunto questi con la fogliolina. Che giustamente sono progressi importanti da fare. Ok. Ovviamente ce ne mancano altri. Che li abbiamo, facciamolo. Tanta bell'acqua per noi. Melette. No, sono tornato indietro, non so perché. Ok. Vediamo un po' se riesce a esplorare. Vedo le volpi che gironzolano, quindi fanno proprio la ronda nella zona per vedere se esce qualche cosa. Tanto nessuno dei miei cosini sta costruendo per ovvie motivazioni. Forse questa è una da non rompere. Ok. Dovremmo aver preso tutti quelli selezionati. Quindi abbiamo finito le missions. Riscuoti le ricompense. Erba, foglie, acqua e frutta. Buono. E adesso andiamo a costruire la zona pranzo. Vai così. Allora, capitolo completato 3 su 3. Zona pranzo. La zona pranzo è costruita. Manca solo riempirla con la frutta e le erbe trovate. Ok, quindi in pratica qui con tutta la robina che ci abbiamo le possiamo rifornire. Riempire. Quindi gli animali andranno automaticamente poi penso a mangiare lì. Quello che noi godiamo. E lo fanno sempre i lemuri. I lemuri sono i nostri tuttofare. Ok? Molto carino come gioco per l'inizio. Piace, ci piace. Allora io vedo un attimo queste missioni e poi penso ci salutiamo perché non voglio allungarmi. Che ho notato che vi piacciono i video comunque da 13-14 minuti. Magari se ci allunghiamo troppo, ma il primo sì, però gli altri poi non vi piacciono. Quindi cerchiamo di rimanere nel limite. Ricorda di mettere il cibo nella zona pranzo ogni giorno. Solo così potremmo attirare più bestie. Ok, quindi per far crescere il branco dobbiamo mettere sempre del cibo, così arrivano. Ok. Mi piace, capitolo 4, attira le bestie alfa. Allora, direi che ci potremmo anche fermare qui per il momento. Abbiamo fatto un po' le basi del gioco gestionale. E in questa maniera adesso dovremo trovare tutte le altre cosine. Ok. E poi magari combattere con qualcuno. Quindi, se volete, guardate intanto quante bestie abbiamo attirato. Se volete ragazzi, nel prossimo episodio ve ne porto un altro, se vi è piaciuto questo proviamolo, è il gioco primo in classifica attualmente, quindi probabilmente molti di voi già ci stanno giocando, Beast Lord The New Land, fatemi sapere se lo volete, arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciare hashtag Beast Lord, come leggete sopra di me, qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo in un prossimo video!